Grazie. Chi è presente stasera può notare, a modo di notare, la differenza tra quando sono seduto e quando sono agli piedi, cioè nessuno. Io faccio solo una breve introduzione per dire che abbiamo sentito anche gli onorevoli che hanno detto tante belle parole, ma alla fine chi li conosce? Cioè non sono nemmeno di Somma, e come disse il nostro candidato a sindaco, i problemi sono nostri e ce li dobbiamo risolvere da soli, anzi dobbiamo risolvere insieme a chi ce l'ha il problema, perché lui è l'unico a dirci come possiamo risolverlo. Stasera dico due parole solamente per ringraziare l'avvocato Pasquale Piccolo. Lo ringrazio perché è stato il primo, l'unico, forse dopo tanti anni, dopo tante campagne elettorali, a risvegliare un po' la coscienza politica di questa città, di questo paese. È stato l'unico a cominciare a fare politica nelle piazze, sui marciapiedi, spostandolo dal palazzo a quello che è il luogo naturale della politica. È stato l'unico a dare una speranza a questa città, a questo paese, perché quella speranza che si era persa, quella speranza per tutti quei cittadini che fino ad oggi sono stati soggiogati, sono stati presi in giro, e hanno continuato a dare un voto clientelare con delle promesse che non sono mai state mantenute. E quindi concludo chiedendovi questo, ancora una volta, come ho detto dalla prima volta, lo ripeto, abbiamo ancora 24 ore, 36 ore, parliamo, convinciamo, diciamo che il cambiamento è possibile, perché il cambiamento è solamente votando l'avvocato Pasquale Piccolo. Grazie. Passo la parola all'avvocato Di Vita. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi stasera. Una breve parola, vi trattengo pochissimo. Io ringrazio specialmente per l'affetto che ci avete dimostrato durante questa campagna elettorale, specialmente nei confronti del nostro candidato sindaco, che è una persona che sicuramente farà la differenza e che cambierà Somma. Vi ringrazio ancora anche perché l'avvocato Piccolo vive il nostro paese, conosce le problematiche che ci sono, ma anche le potenzialità. Grazie per la fiducia che ci dimostrerete domenica e lunedì, e diventiamo sindaco con Pasquale Piccolo. Grazie. Allora passiamo la parola alla signorina Giusy Esposito, studentessa universitaria. Tutti, io sono Giusy, sono candidata al Consiglio Comunale nella lista civica L'Aurora e per questo ringrazio Pasquale Piccolo per avermi dato questa possibilità e per aver riposto anche in me la sua fiducia. Le problematiche che affliggono il nostro paese sono numerose. Io però non voglio essere prolissa ma allo stesso tempo esaustiva, voglio quindi soffermarmi su un problema che mi colpisce più da vicino, ossia la disoccupazione giovanile. Ho avuto un confronto costante con i miei coetanei e mi sono resa conto alla fine che la gran parte di noi ha delle sane idee, dei sani principi, ha voglia di darsi da fare. La storia ci insegna che l'Italia ha dovuto superare molte crisi, partendo da quella del 29 a quella del dopoguerra. E in che modo ha superato queste crisi? Avendo coraggio, rischiando, avendo creatività. Noi non ci dobbiamo arrendere, ce la dobbiamo fare, ci dobbiamo unire, anche se la strada sembra in salita. Noi dalla nostra parte abbiamo la gioventù, il coraggio, l'entusiasmo che non dobbiamo spegnere, neanche dinanzi a cose che a volte sembrano inspiegabili e ingiuste. Nel nostro cammino possiamo incontrare qualche sindaco che dà posti di lavoro a persone che vivono in altri paesi, con la consapevolezza di come i cittadini che egli stesso rappresenta vivono, come vanno avanti. Noi ce la faremo, cambieremo questa realtà. Perché insieme con l'Aurora seguiremo dei pilastri portanti di questa associazione, di questa lista, che sono l'onestà, la fiducia, la qualità, la dignità e il benessere. Noi ci impegneremo a rispettare tassativamente questi principi e a mio parere non sarà molto difficile, dal momento che queste sono peculiarità che appartengono alla persona di Pasquale Piccolo, una persona rispettabilissima che vive tra la gente, che è cresciuto tra la gente.
Pasquale è una persona che sta con noi e noi di questo abbiamo bisogno. A noi non servono grandi nomi, non servono persone che fanno promesse che poi non manterranno mai. Serve qualcuno che è vicino alla gente. Cosa ce ne facciamo di persone che non riescono ad avere un confronto con noi, con la popolazione che dovrà governare e permettono agli altri di rappresentarsi? È stata amata dai nostri avi ed amata tuttora da noi, che non vogliamo abbandonare questa terra, ma dobbiamo valorizzarla, dobbiamo far sì che diventi un fiore all'occhiello della nostra regione. Il nome della nostra lista non è stato scelto a caso. L'aurora, come sapete, è quel lasso di tempo che sta tra la fine della notte e l'inizio del giorno. In quel lasso di tempo c'è pace, c'è serenità, c'è freschezza, c'è voglia di sperare, e noi insieme a Pasquale vogliamo far sì che questa possibilità sia data a tutti. La poetessa statunitense Emily Dickinson, vissuta nel XIX secolo, ha scritto che a tutti è dovuta la luce del mattino, ad alcuni la luce della notte, ma soli pochi eletti la luce dell'aurora. Noi con Pasquale vogliamo dimostrare che a tutti è possibile godere la luce dell'aurora. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero, anzi sono sicura, che il nostro futuro sindaco sarà Pasquale Piccolo, ma voglio comunque fare un in bocca al lupo a tutti gli altri e con l'augurio che qualsiasi sia la prossima amministrazione svolgano questo compito con giustizia ed onestà, non come hanno fatto finora o come hanno voluto dimostrare in modo futile e inutile. Grazie mille. Ci vediamo davvero. Anche perché non vi abbiamo fatto prendere freddo. Passo la parola all'avvocato Carmine Ardolino. Buonasera, sarò brevissimo, ma spero che le mie parole vi arrivino al cuore, dopo le parole di Giusy, che veramente sono belle e dette da una giovane studentessa universitaria fanno ancora più spessore. Sarò breve, in primis voglio dire che non sono un politico, ma sono un cittadino e spero di essere in futuro un buon cittadino amministratore, perché credo di aver scelto un'ottima squadra per dare qualcosa a Somma Vesuviana, e una squadra valente che crede in dei valori, perché credo che Somma Vesuviana debba ritornare la Somma di prima, la Somma che deve essere vista come una perla della zona vesuviana, perché è ricca per storia e tradizione. E poi con Pasquale Piccolo, che ci ha dato delle direttive ben precise, credo che possiamo affrontare questa vittoria e dare il meglio di noi stessi. Io non prometto nulla se non la mia onestà e la mia professionalità, è un sano confronto con tutti quanti, perché credo che bisogna dare spazio ai giovani, bisogna con una forte moralità confrontarsi con i giovani, confrontarsi con il sociale, e solo se facciamo questa cosa con un sano confronto possiamo arrivare lontano, perché la crisi avanza e se noi non ci diamo da fare veramente moriamo affossati. Siccome le possibilità ci stanno, abbiamo bisogno di ottimi amministratori e di ottimi professionisti, perché l'Europa ci chiama, si parte dal basso, e se partiamo dal basso, quindi partendo da Somma Vesuviana, possiamo arrivare lontani, perché dove c'è cultura c'è costruzione, e la cultura non è vero che non dà da mangiare, porta un sacco di soldi laddove venga sfruttata, e credo che Somma ha veramente, credo che abbia il pieno della cultura che possa mostrare, sia dal punto di vista monumentale ma anche dal punto di vista umano, e quindi se partiamo da Somma possiamo arrivare lontano e combattere raffrontandoci con realtà anche che sono oltre Somma, che è l'occupazione in primis, ma oltre l'occupazione possiamo affrontare quelle che sono le problematiche anche della guerra, delle cose che ci sono lontane ma sono problematiche che ci appartengono. Io ci credo in questo progetto e ho partecipato con Pasquale Piccolo, che veramente mi ha colpito, perché da 5 anni segue una serie di iniziative di giovani, quindi non si sveglia adesso, ma si sveglia da parecchio, guardando da lontano quelle che sono delle iniziative sane, e questo mi ha dato il là per convincermi a partecipare a questo progetto, ma soprattutto con una squadra di persone straordinarie. Credo che sarà un successo, però la cosa più bella, posso dirlo ad alta voce, ho conosciuto delle persone che mi hanno arricchito, e quindi il mio in bocca al lupo è per tutti i compagni di viaggio, e in modo più particolare per Pasquale, che vi ripeto, è
è una persona onesta, per bene, che soprattutto per quello che mi riguarda in questi 5 anni, come ho avuto modo di conoscerlo, veramente si sa affrontare con i giovani e regala sempre un sorriso. E ho visto delle persone che è bello dire: guarda, Pasquale mi ha fermato, mi ha dato un consiglio, soprattutto per quanto riguarda i giovani avvocati. Questo è veramente un esempio di vita e spero che questo sorriso lo mantieni anche per gli altri prossimi 5 anni, che non deve mai mancare, perché c'è la semplicità e l'umiltà è quello che accompagna gli uomini. Spero che ovviamente faccio io lo stesso. Una sola parola e termino. Nel caso, ovviamente, do il mio apporto e mi dovessi montare la testa, bussatemi e dici: guarda Carmine, torni indietro, perché voi siete una squadra unica. Grazie. Saranno anche i comizi per il ballottaggio noi, eh? Passo la parola al dottor Franco Coppola. Grazie. Buonasera a tutti gli amici. Finalmente, Pasquale, ci siamo riusciti. La stanchezza sicuramente dovrà venire, spero, più tardi. Un grazie in particolare a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa campagna elettorale, a cui io voglio rivolgere una breve riflessione, considerato che umilmente ne ho fatte circa 5 di campagna elettorale in questo paese, quindi mi sono realmente misurato con le varie realtà della politica. Devo dire che c'è stata una differenza, ma non l'ho notato solo io, credo che l'abbiano notato tutti i cittadini sommesi. Questa è stata per me, non a caso, la campagna elettorale, forse la prima, che ho svolto con serenità, con tranquillità, senza pregiudizi, senza malizie, ma soprattutto perché non c'erano tabù né c'erano quei sistemi dei partiti che, mentre noi facevamo le campagne elettorali, loro probabilmente già pensavano nei salotti a ripartire, a dispartirsi quelle che erano poi le loro combinazioni future. Io credo che questa è una differenza. Questa differenza credo che ci è stata data la possibilità perché c'è stato un candidato che, nonostante la sua tenera età, devo dire, ha messo nell'angolo giovani onorevoli, dove si sono anche distinti in io e te una somma più delusa che mai, perché credo che questa sia la loro definizione. Dove ha visto a sinistra prendersi a cazzotti per dispartirsi gli stessi elettori, perché, ahimè, che sia Metodio, che sia Auriemma, carissimi amici, il loro elettorato comunque, vale a Dio, è di sinistra. Bene, grazie a Pasquale noi abbiamo potuto finalmente aprire gli occhi ed avere la possibilità di respirare. Almeno hai vinto, Pasquale, la tua campagna elettorale, te lo dico con grande entusiasmo. Non c'è stata, ahimè, in unica famiglia a cui noi abbiamo chiesto di votarci una risposta negativa. Non c'è stata, né c'è stata negata una tazza di caffè quando hanno sentito che portavamo Pasquale Piccolo come candidato a sindaco. Questo per noi vuol dire tanto, perché credo che noi non presumiamo di avere i numeri per farti diventare sindaco, non come lista Poris o Aurora. Non siamo noi che ti porteremo al ballottaggio, ma è la città che sente, che io avverto, che sente un'esigenza particolare. Ormai, è, ahimè, è in loro la capacità che avranno di portarti al ballottaggio e farti diventare sindaco. Quindi noi dobbiamo dare a loro conto, dobbiamo rispondere a loro. Noi l'unica cosa che chiediamo è la condivisione con tutti i cittadini di quello che sarà il futuro di questa città. Sicuramente saremo protagonisti con te, ma non abbiamo la presunzione che abbiamo vinto. Chi ha vinto, Pasquale, sei tu e la tua città. Grazie. Sindaco, le vogliamo dire 2 parole? Ancora un po' di pazienza. Troppo pure. Mi corre l'obbligo di uscire un attimo fuori dagli schemi.
Io devo ringraziarvi affettuosamente per la grande collaborazione che Polis mi ha fornito. Mi avete accompagnato in un viaggio che è stato molto doloroso e molto stancante. Ma devo dire la verità, io sono soddisfatto. Ho avuto degli amici di viaggio splendidi. Mi associo alle parole di Carmine, perché forse nutriamo gli stessi sentimenti, voi anche per un'affinità professionale. Io ringrazio tutti loro, non so quanti riusciranno a vedere, magari a riuscire nel loro intento, ma comunque noi saremo sempre un gruppo e di questo potranno essere certi. Questa di stasera è la serata di chiusura, come si dice in politichese, è la serata di chiusura della campagna elettorale. Ebbene, io non la intendo così. Per me questa sera è una campagna di apertura, apertura di un nuovo modo di fare politica, una politica più aperta, una politica più schietta, una politica più sincera, una politica più pulita. O forse sarebbe meglio dire una politica controcorrente. Noi siamo contro i comitati di affari, noi siamo contro le lottizzazioni, noi siamo contro tutti coloro che sono contro somma, noi siamo contro quelle persone che poco tempo fa facevano i conti col taccuino, di qua si può perdere, di là si può vincere, non comprendendo che le rivoluzioni talvolta sovvertono le soluzioni e quella che appare una cosa scontata diventa una cosa impossibile. Molti ci volevano soli, ci volevano indietro, hanno confuso il rispetto con l'infamia. Noi non crediamo a quelle persone che professano la libertà ma non la praticano. Abbiamo visto dei candidati che all'ultima ora sono stati trattati come burattini, che sono stati costretti a condividere delle scelte. Sono gli stessi, quelli che noi incontriamo la mattina per via Roma, i quali magari cambiano il marciapiede perché sono rossi di vergogna. Non c'è stato. Nessuno, e dico nessuno, non c'è stato uno dei rappresentanti dei partiti politici, dei gruppi politici che negli incontri che abbiamo fatto, e sono stati innumerevoli, mi hanno chiesto una riga, un punto del programma che magari dovevamo sposare. Hanno inteso solo come una divisione. Hanno inteso somma come una torta da dividere. Appena ci approfittavamo ad un tavolo, quanti assessori toccano a me, quali sono le deleghe che mi dai? Ed è questa è stata una vergogna, però ahimè purtroppo questa logica è stata condivisa da alcune coalizioni presenti. Vergogna, Somma è un paese che non merita di essere trattato in questo modo. Somma è un paese che non può essere abbandonato da gente che disertano le piazze e poi ritornano dopo anni di silenzio. Ha dato molto fastidio il mio modo di agire, il mio modo calmo, il mio modo tranquillo. In modo particolare, devo dire, ha dato fastidio la mia dichiarazione che io non prenderò lo stipendio di sindaco perché io lo devolverò per le cittadine meno ambienti. Questo dato è questa cosa. Questa cosa ha dato fastidio ai miei avversari, ha dato fastidio alla serenità, ha dato fastidio all'entusiasmo, la voglia di stare insieme. Mi hanno accusato di essere troppo calmo, a volte troppo tenero, ma io dico invece che io sono un po' sono concreto, sono operativo, sono una persona che vuole fare, una persona che vuole risolvere i problemi. Io sono un pragmatico, io sono colui il quale tenta di risolvere il problema il giorno dopo. Le cattedrali del deserto le faccio fare ad altri, a me non mi interessano.
I danni dell'amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, basta dare uno sguardo agli uffici che sono andati via da Somma senza battere ciglio. Mi riferisco all'ASL, mi riferisco all'INPS e se mi hanno riferito bene è addirittura d'arrivo anche il trasferimento del collocamento. Basta guardare un attimo ai lavori pubblici, al modo come sono stati realizzati, basta dare uno sguardo ai marciapiedi di via Pigno. Signori, è stato commesso uno scempio. E ve lo dice uno che ha detto ai lavori, per me c'è una responsabilità personale nell'esecuzione di quelle opere, qualcuno un domani dovrà rendere conto di quella opera che è stata fatta. Basta dare uno sguardo alla gestione delle aree pubbliche del Comune, mi riferisco in modo particolare a Villa Europa, abbandonata a se stessa, zona dove la gente fa le bagarre fino alla mattina, incurante dei cittadini che magari vivono intorno, che magari hanno bisogno di dormire perché il giorno dopo devono andare a lavorare. Queste sono cose che vanno recuperate immediatamente, queste sono cose che vanno ridimensionate e vanno riscritte. La coalizione della candidata Raia ospita parecchi ex consiglieri comunali, i quali hanno contribuito a questo scempio. Consiglieri comunali che nel corso dei 5 anni sono vissuti di balzelli, a destra e a sinistra e da sinistra a destra, che cercavano di sistemare qualcosa di proprio. Ha aggregati ultime persone all'ultimo momento su disposizione magari del padron romano. Signori, noi non eseguiamo ordini di nessuno, noi non abbiamo padroni, noi abbiamo un sol padrone ed è il popolo di Somma Vesuviana. Abbiamo onorevoli insieme, i quali sicuramente non sono insieme per la poltrona di Palazzo Torino, ma sono insieme per ben altre cose e chi ha masticato un po' di politica sa benissimo qual è il progetto. La mia squadra è con me da più di 14-15 mesi, abbiamo condiviso insieme il percorso, abbiamo vissuto le stesse sensazioni, abbiamo scritto lo stesso programma. Loro non hanno mai chiesto niente, hanno sempre dato, non c'è stato un attimo in cui hanno avuto un momento di perplessità, non c'è stato un momento in cui abbiamo pensato di fare marcia indietro. Noi non abbiamo compromessi da rispettare, siamo andati avanti a testa alta ed è quello che faremo fino alla fine, ci porteremo con noi le responsabilità. Se ce ne darete la possibilità, noi lavoreremo senza accettare compromessi. Somma è piena di risorse umane, io sono per il decentramento del potere, infatti io farò molto affidamento sugli assessori, perché a quali io delegherò gran parte del potere, perché Somma, ripeto, è piena di intelligenze, è piena di persone rispettabilissime, i quali scalpitano, i quali aspettano di poter mettersi in campo per dare il loro contributo anche alla nostra città. Questa sera non vi parlerò di programmi, ne abbiamo già fatto a Iosa altre volte che ci siamo incontrati. E poi, signori miei, lasciatemelo dire, ma i programmi sono tutti belli. Io non ho visto mai nessuno che è salito qua sopra e ha detto io diventerò un ladro, io distruggerò la città, io userò il gas nel vino. Sono tutte belle cose. E allora per quale motivo chiedere la preferenza per uno e per un altro? Ognuno di noi ha una propria storia. Io stasera a voi chiedo un voto concreto, un voto forte, un voto per cercare una volta per tutte per mandare a casa questi signori. Adesso noi abbiamo un dovere, noi come cittadini sommesi, e non me ne vogliano chi non è sommese di nascita, noi siamo sommesi di veraci ed abbiamo...
Noi abbiamo il dovere di riprenderci questa città, signori miei, apriamolo una volta per sempre questo castello, apriamolo questo castello blindato, non abbiamo bisogno né di re né di regine. Noi dobbiamo riappropriarci della nostra città perché è nostra, ed è per questo tutti quanti, ma il 26 e il 27 maggio, quando andrete a votare, dateci una mano, tutti quanti insieme, diventiamo tutti quanti insieme sindaci, chiamiamo di automatico.